pensi? C'è questa vergogna per il successo in te? O questo imbarazzo per il successo? Ma intanto dovrei pensarci un attimo a questa cosa che ho visto, perché di getto l'ho trovata, diciamo, un pelo superficiale. E non mi ha neanche divertito tanto. No, mi dispiace, penso che a me invece mi era sembrato originale. No, l'ho trovato un po' supponente. Vabbè. Però è vera. È vero che io ho vergogna un po', però non è una vergogna che viene da... Ecco, vergogna non è la parola giusta, io direi più, avrei usato più la parola pudore, ma non posso pretendere tutto dalla vita e da un'analisi superficiale. È più un pudore, è una, come ti dicevo prima, diciamo, io lo dico, ormai è tardi, chi ci ascolta, e penso di essere un po' sopravvalutato. Beh, quindi vedi che corrisponde con l'analisi che fa Pascal. No, però no, lui parla di vergogna, parla... Se tu pensi di essere sopravvalutato, è un sentimento fratello a quello che stai... che diceva lui. C'è differenza tra i fratelli. Non siamo uguali neanche con i nostri fratelli. Cioè lo dici lucidamente che pensi di essere... Io non ci credo. Beh, no, diciamo, non è che io penso... Io non ci credo che tu lo pensi davvero. No, lo penso, Daria. Cioè, non è che penso di essere sopravvalutato nel senso proprio di... che faccio schifo e ho un discreto successo. Penso di essere, diciamo, sopravvalutato. Cioè, valutato un po' di più. Scusa Rocco, poi il tuo successo non è che ti è piombato dal cielo, te l'hanno regalato a 20 anni, insomma, ti è anche arrivato col tempo. Però ho sempre avuto tanto, diciamo. Però non, forse adesso sei proprio esploso. Ma che cosa vuol dire essere esploso? Che ora mi conoscono tante persone di più. Che ho fatto? Qual è stata la ragione della mia esplosione? Una discreta impressione nel Festival di Sanremo, che normalmente è una cosa non di altissimo livello, diciamo, che ho fatto a Sanremo. Anzi, allora se uno vedesse il mio spettacolo... Però sai, tanti sono passati da Sanremo, però tu sei passato e sei rimasto, vorrà dire qualcosa. Ma questo non lo so, diciamo, è anche una questione un po'... come termini di paragone, diciamo. Sanremo mi sembra un'occasione che non ho sprecato, ma non mi è sembrata che io abbia fatto questa grandissima performance. Secondo te la cosa più importante che hai fatto è... Sì, lo so che è una domanda un po' così, no, però è stata Basilicata Coast to Coast, perché lì abbiamo cominciato a vederti in una maniera diversa. Beh, perché... Che è il film che tu hai fatto nessuno, da regista. Perché viviamo nell'era della televisione e allora nessuno, poca gente mi ha visto nella nicchia in cui mi sono aggirato, dove ho diffuso, diciamo, il mio meglio, nei piccoli club di Roma, dove mi esibisco da 20 anni e dove una piccola nicchia di persone mi segue e mi vede al mio meglio. E tu a cosa sei più affezionato delle cose che hai fatto? Io direi che a questo spettacolo di teatro canzone che faccio da 20 anni, che hanno avuto sempre, diciamo, un esito. Chiaramente invece di 16 milioni di persone mi vedevano 16 persone. E quindi ora è naturale che... E quando io dico di essere sopravvalutato, lo dico nel senso che sono sopravvalutato per quello che vede la massa. Ho fatto dei film, diciamo, neanche memorabili. Il mio è un film carino, non dico di no, però... E questo grande ruolo drammatico che secondo Pascale tu saresti pronto a fare non ti interessa? Beh, Pascale non so se mi ha mai visto a teatro, direi di no, perché ne ho fatti a bizzeffe, diciamo, nel teatro di cose... Più... Sei permaloso, eh? Sì, tantissimo. No, detesto la superficialità. No, ma sai cosa? Proprio la cifra di... Adesso non pretendo che tu veda tutte le nostre puntate, però la cifra di Pascale è proprio che noi prendiamo uno che non guarda la televisione, non segue niente, segue tutte delle cose sue di agricoltura, e lo mettiamo di fronte a un personaggio esploso in quel momento e lui dà una la sua lettura. Quindi è proprio la chiave di quello, cioè non prenderla come una cosa personale.
personale, fa così con, è proprio voluto questa contaminazione. Ma infatti non è che, cioè, diciamo che io sia permaloso è vero, quindi non posso negarlo. Ora se tu mi dici tra 5 minuti che mi passa la permalosità, la vedo anche diversamente, però trovo che sia stata un'analisi un po' supponente, essere interrotto, di non dire e non dire. Mi sembra un po' arrogarsi, io non mi permetto, diciamo, di giudicare una persona in modo superficiale in pubblico. Se ci troviamo in un baretto o in un localetto e beviamo un cocktail e parliamo, possiamo spettegolare di chiunque, però secondo me è un po', diciamo, superficiale dire delle cose di una persona che non conosci nel profondo, perché in quel dire e non dire ha detto delle cose profonde su di me e sono sbagliate, perché non è vero che... Vabbè, uno psicanalista direbbe che ti ha turbato, ma adesso... Sì, ma disturbato, non turbato, disturbato. Mi dispiace, fa niente. Ma anche un po' sono contenta. Sì, lo so, perché ti piace vedere una persona, però devi anche capire che questo... No, non per quello, perché sai che tutte le cose disturbano. Toniche sono più interessanti di quelle che sono tutte assolutamente congole, però voglia, non ho neanche voglia di nasconderla questa mia fragilità, perché io potrei, diciamo, non sono un grandissimo attore, ma so recitare, potevo fare finta di niente e scherzarci su questo, perché a quest'ora di notte svelare, mi piace che tu mi trovi qui nella mia fragilità, anche in un momento fortunatissimo della mia carriera, io ti voglio naturalmente voglio mostrare la mia fragilità, cioè come quando un critico teatrale recensisce un mio spettacolo e dice delle cose un po' così inesatte, che significa che non ha approfondito la mia conoscenza, mi turba, poi il giorno dopo mi sveglio e non me ne frega più di tanto, però lì per lì, ma perché io mo dovevo mettere la diplomazia sul tavolo? Metto la mia reazione vera, che mi ha un po' infastidito, e viva la sincerità. Bravo. E Rocco, come ne usciamo? Teniamoci questo imbarazzo, perché sarebbe anche finto. C'ho anche un sospetto. Dimmi. Di questa superficialità. Oddio. E non lo dirò. Oddio mio. Lui forse lo sa, però. Ma ci sono delle cose tra di voi che io forse non so. Forse sì. Caspiterina. Però questa sarebbe... Gli hai fregato la ragazza? È che io non ho fregato la ragazza mai a nessuno. Vabbè, indagheremo. Come ne usciamo? Rimaniamo in questo imbarazzo interessante o facciamo invece quelli di spettacolo? No, ora dobbiamo voltare pagina. Dobbiamo fare qualcosa? Ora tu sei capace di voltare pagina. No, io sento no, che assolutamente. No, non lo posso fare. Lo ce devi la puoi fare, no, Dalia. Sei tu quello di teatro. Sei cattivissimo. Ecco cosa ho scoperto. Rocco Papaleo è cattivo, no. Cacchio. Sì, sì. Mi metti in un imbarazzo tremendo da cui non so come uscire. Sai, io adesso non dico più niente. Ma sai che sarebbe bellissimo finirla così? In un silenzio, dopo tutte queste chiacchiere di stasera. Facciamolo. No, non so quanto sia giusto in fondo, no? Questa televisione, parliamo di questa televisione allora, se ti fa piacere. Ma mi mandano che devo chiudere tassativo, come faccio? Freghiamocene. Cioè, no, lì c'è il cartello tassativo che, ripeto, non ho ancora capito cosa sia, ma penso sia una cosa importante. Abbiamo speso già i nostri 20 minuti. Ma di ben di più. Oh. Dai, di una cosa terribile sulla TV. Trovo che sia un momento difficile. E come? E quindi bisogna che vi inventate qualcosa di nuovo. Lo dicono tutti. Lo dicono tutti e sono molto d'accordo. Perché le cose cambiano. E se posso dirti una cosa, Daria, secondo Dimmi. Me tu puoi essere una che tira fuori qualcosa no, di nuovo. No, io no, sono troppo vecchia. No. No, lo devono fare i giovani. Quanti anni hai, Daria? Guarda, un paio d'anni meno di te. Cioè, hai 50 anni? Sì, caro. È cattivo, ve l'ho detto. È proprio cattivo, vero? No. Beh, speriamo bene. Che dici? Così si può chiudere, sei tu l'uomo di teatro. Dimmi quando senti la chiusa. Ci vorrebbe una bella poesia adesso. Dai, questo è compito tuo. Ti dirò una poesia di Brecht. Io ti ascolto. Ne so due, quindi non è che mo sono un po'. Questa però me la ricordo bene, che si intitola Piaceri, i piaceri della vita.
un elenco di piaceri che ha scritto Bertolt Brecht, che dice, guardo te Daria, non la telecamera, te lo dico a te. Dice così, il primo sguardo dalla finestra del mattino, volti entusiasti, un vecchio libro ritrovato, neve, il mutare delle stagioni, il giornale, il cane, la dialettica, fare la doccia, nuotare, musica antica, scarpe comode, capire, musica moderna, scrivere, piantare, viaggiare, cantare, essere gentili. Grazie. Io devo andare a salutare, vieni con me. Vengo con te. Vieni con me. Facciamo quelli che salutano il pubblico. Buonanotte, ci vediamo venerdì prossimo. Grazie. Scusate. Grazie a Rocco Papaleo. Scusate. Grazie.